Questa iniziativa è degli ordini professionali per presentare i progetti che sono stati creati per Piazza Pitagora. Ordini professionali più associazioni di categoria che hanno aderito a questa iniziativa che è partita dal basso, come l'abbiamo definita, proprio per poter coinvolgere e far partecipare la cittadinanza tutta. Per cui oggi arriviamo alla presentazione, alla premiazione di queste 14 proposte, 14 idee che sono venute appunto per questo concorso e finalmente le presentiamo alla città. 14 idee sono state valutate da chi? È stata composta un'apposita commissione mista tra ordini professionali e rappresentanti delle associazioni di categoria, quindi abbiamo valutato uno per uno, secondo i criteri precedentemente definiti, i vari progetti e quindi abbiamo dato delle votazioni. Alla fine siamo arrivati a stilare una graduatoria che ha portato poi alla definizione dei primi 4 classificati. Giovani professionisti o soltanto professionisti già conosciuti con idee già chiare? Ma noi questo non lo sappiamo e non l'abbiamo saputo fino ad oggi, perché ha partecipato chiunque ha voluto partecipare, le scuole, i professionisti, e abbiamo lavorato nell'anonimato, per cui quello che è uscito fuori dalle 14 proposte noi le abbiamo valutato per quello che erano i progetti di per sé, senza alcun riferimento a persone o professionismi e altro. Su 14 progetti quanti ne premierete oggi? Così come previsto dal bando abbiamo previsto 4 premi per i primi 4 classificati più una menzione speciale che è andata a un'idea che ci ha colpito per originalità, probabilmente di difficile fattibilità, anche se dire impossibile, la parola impossibile non è mai detto, quindi faremo anche questa menzione speciale. 4 progetti molto diversi tra di loro, ma era quello che volevamo, era quello che ci aspettavamo, quindi la possibilità di poter avere più idee che compongono un progetto più complesso, e questo spero che sia davvero un contributo notevole che abbiamo potuto dare alla città, abbiamo potuto dare ai cittadini, perché come abbiamo sempre detto la piazza è la piazza di tutti quanti i cittadini crotonesi. La piazza è la piazza di tutti i cittadini crotonesi, dobbiamo dire, sarà poi il Comune a scegliere quale progetto attuare? Allora io penso che il Comune agirà secondo le proprie prerogative e quindi non è detto che debba essere premiata dal punto di vista come scelta progettuale finale una delle idee nostre, però quantomeno noi volevamo far sì che ci fossero degli spunti che i cittadini offrivano al Comune affinché chiunque poi vada a redigere questo progetto debba in qualche modo tenere conto di quello che hanno detto i cittadini su Piazza Pitagora. Piazza Pitagora è la piazza dei cittadini, quindi ci sarà una firma crotonese? Noi ce lo auguriamo. Ce l'auguriamo nella speranza che il Comune possa prendere spunto da questo indirizzo che è nato fuori dalle proposte, anche perché nella maggior parte delle proposte hanno più o meno lo stesso modo di operare, lasciare quello che è la viabilità al centro della piazza stessa e la piazza renderla importante. Chi sono i premiati? Allora, il primo posto è andato a un giovane architetto, Anthony Giardiniere, il secondo posto un professionista molto noto in città, l'ingegnere Luigi Palmieri. Il terzo posto a un gruppo di giovani architetti il cui capogruppo si chiama Antonio Greco. Il quarto posto è andato a Valentina Pontieri e poi la menzione speciale all'ingegnere di primo pelo, per così dire, Giuseppe Paletta.